Ciao ragazze e ciao ragazzi, eccoci qua con un nuovo video. Sono Carlita Dolce e sto pensando, sono Massimo, Max per tutti. E vi faccio questo video perché volevo farvi vedere questa cosa. Ho preparato questo video proprio per questo, per farvi vedere una sorpresa che le ho preparato. Chissà se le piacerà. Iniziamo subito. Allora, questa è la scala che porta al primo piano. Ho messo tanti petali di rosa secchi, qualche candela che dopo accenderò, sparsa qua e là, quindi saliremo per questa scala con tutti i petali di rosa, qualcuno l'ho schiacciato, e candele che accenderò dopo, come ho detto. Da qui accediamo al salone. Qua ho messo qualche altra candela giusto per illuminare. E questo è tutto il percorso che dovrà fare cosparso di petali di rosa viola. Questi sono finti, quelli di prima erano secchi. Questi sono tutti petali di rosa finti. Qua c'è ancora qualche candela. Questo è il percorso che dovrà fare fino a qua, dove iniziano a diventare rosa, sempre finti. E la sorpresa è questa. Ho preso un bel lettino per massaggi perché lei ha sempre problemi di schiena, gli fa sempre male la schiena. E praticamente ho comprato questo lettino per fargli dei massaggi. A lei piace molto, dice che sono bravo, ma io non ci credo. Secondo me lo dice per farmi piacere. Eppure qui ho messo tutti i petali di rose, sempre finti, un po' più colorati. Qualche asciugamano bello pulito e fresco, dove metterò un lenzuolo sopra, una rosa e poi questa qui che è una bella rosa, c'è una bella candela, scusate l'emozione, impacchettata a profumo di rosa. Faccio anche qualche ripresa dall'alto per farvi capire bene o male com'è la situazione. Questo è il lettino con tutti i petali di rosa e questo è il percorso che dovrò fare di nuovo salendo da quella scala. Quindi dopo accenderò le candele, arrivati con la macchina che la devo andare ancora a prendere, gli chiederò di aspettare qualche minuto, scendo, accendo le candele, la vado a riprendere da qua fuori, la farò aspettare in macchina, cercherò di imbendarla, ma non credo che si farà imbendare. E niente, ci vediamo dopo quando accenderò le candele per vedere la sua faccia, che farà. Non mi aspetto un granché perché non è tipo da manifestazioni di gioie immense. E quindi mi accontento anche di un wow, oppure che bello. Ciao, ci vediamo dopo. Un'altra cosa che ho fatto, ho praticamente connesso il PC al televisore e ho messo un po' di musica rilassante, si chiama Tantra, per il massaggio. Spegnendo le luci darà ancora di più l'impressione di questa, di, diciamo, delle candele. Scusate, ma non faccio mai video, quindi sono emozionato e sbaglio. E ancora un'altra cosa, ho preparato una stufa per riscaldarci un poco perché fa un po' freschetto qui dove siamo andati ad abitare. Quindi ragazze, ci vediamo dopo. Adesso la vado a prendere perché è andata in palestra. Ci vediamo dopo per vedere l'effetto che fa la scala con tutte le luci spente, con le candele accese, le candele accese vicino al lettino. E soprattutto una cosa, spero che non succeda come nei film, che praticamente la vado a prendere e la trovo insieme ad un altro, sa, cose che succedono nei film e io rimango come un pirla o come un mona o come diciamo a Napoli con mio fratello. Ciao a tutte, ci vediamo dopo. Sei brutta? Sì, ma sono Uno, bruttissima. due, tre, apri. Apri. Oddio, che combinato. Ma dopo che pulisce tutto sto Su, casino? l'unica cosa che sa dire è che pulisce. Vai, sali. E non è finito. Bello, ma si vedono tutte le cose Niente, fatti vedere a terra. Ma io sto in condizioni pietose, non sapevo di questo video, una i primi. Vai. sorpresa per me. Non schiacciare i petali di rose secchi. Perché dopo tu li pulisci. No. Oh, ma che cos'è? Guardate il Non video. per essere. Che
è scuro, ma bellissimo. Ho spento tutta la luce. È bello! Si vede niente? Accendi. No, ho già fatto vedere acceso. Ma non si vede niente. Sì. Che bello! Aspetta perché va più. Sono la luce più per essere. La cosa più bella è il mio olio per i dolori. Quindi adesso mi farò un bel massaggio. Che bello! No, lo devi fare a me. Bellissimo! Che bello! Sono bellissima, però io sono bruttissima, me lo potevi dire, mi truccavo. Io sono sempre bruttissima, non mi posso mi truccare. Mi truccavo un po'. Vabbè, salutiamo, io faccio il massaggio, ma questo non vi interessa. Ciao! Ciao. Che sorpresa! Ciao. Speriamo che questo video sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, una sorpresa anche per me. Ciao! Ciao! Qua volevo dire una cosa, no? Oggi è il giorno dopo, ieri ero un po' in condizioni pietose dalla palestra. Vabbè, di notte oggi. Vabbè, infatti non è che oggi sono molto meglio. Comunque stiamo precisamente uscendo da casa e sono troppo contenta. Volevo dire sta cosa, sto video lo dovete far vedere ai vostri fidanzati. Dovete dire come dovete fare per fare una sorpresa. Io adoro queste sorprese, cioè meglio questo che una scena fuori. No vabbè, la scena fuori, finché salta di mangiare sempre, però meglio questo che un abito costoso, un gioiello prezioso. Cioè, mi credete ragazze, non lo voglio dire, ma mi è passato tutto il mal di schiena che avevo ieri, quindi bravissimo Max. Tra l'altro mi ha fatto vedere pure il filmato di video che ha registrato, che adesso monterò, quando era da solo. Io ero completamente all'oscuro, non lo so, me l'ha fatto di testa sua e nel video ha detto lo dice per farmi piacere, invece non è assolutamente vero, sei bravissimo. Mi è passato tutto il mal di schiena, quindi sono tanto felice. Speriamo veramente che questo video vi sia piaciuto, un po' improvvisato. Diamo un po' di coraggio a Max, che è timido. Prossima volta però riprendete di faccia, perché no, anche se brutto. Ma che fa? Ma anche se no, stai male, guarda no, a me come sto, guarda. Poco fotogenico. Dai, genico. Che ci frega, senza trucco, così siamo naturali, ragazze. Pollice in super Max, diamogli coraggio e vi mandiamo tanti baci. Ciao!